Ancora grazie veramente Luca Maria Baldini che è qui stasera con noi. Ricordiamo che saliamo su. Ricordiamo che questo lavoro sarà in replica martedì prossimo e ci sarà con noi a presentarlo. Io ci sono. Due? Sì, scusate. Sì. Dicevo, ricordiamo che questo lavoro, Dal giorno finché sera, di Luca Maria Baldini e Alessandro Gattuso, sarà in replica martedì prossimo e ci sarà con noi Alessandro Gattuso a presentarlo. Luca non resterà fino a martedì, quindi... bene, di nuovo grazie, grazie anche perché è stata la prima edizione di questa residenza artistica Suoni e Visioni. Quindi, diciamo, lui è stato molto gentile e generoso con le sue parole, però ovviamente come ogni prima edizione non è stato semplicissimo avviarla e capire anche come organizzare tutti gli aspetti. Effettivamente questa specie di sintesi da laboratorio con cui abbiamo messo insieme un filmmaker e un musicista che non si conoscevano, basandoci solo sui loro curriculum, sì. Curricula, insomma è stata forse un po' forzata, però probabilmente anche una sfida interessante, insomma, quindi niente, speriamo di fare anche l'anno prossimo una seconda edizione di Suoni e Visioni e veniamo forse alla parte alla parte, come dire, un po' più centrale della serata. No, non è vero, sono tutte piccole perle che noi abbiamo in queste serate aperossa. La live performance, voglio anche ricordarvi che abbiamo scelto di trasmettere le live performance in streaming su un link YouTube e verranno anche ritrasmesse su tutti i nostri canali social. Quindi salutiamo anche chi ci segue a questo punto in diretta. Questa sera con noi due video artisti molto importanti, Virginia Eleuteri Serpieri e Gianluca Abate, che siamo qui con noi sul palco. E io lascerei forse Luca a loro. Beh, loro sono più, diciamo, prima di noi hanno attraversato e giocano sul confine dei formati e dei generi, della commistione tra le forme espressive, quindi potete insegnarci delle cose, quindi vi chiederei forse intanto di raccontare che cosa fate per chi è con noi, per chi ci ascolta e ci vede in streaming, qual è il vostro percorso? Siamo molto felici di essere qui e infatti ringraziamo l'AMOD, Giacomo Ravesi che purtroppo non c'è, e Luca Ricciardi, Aurora Palandrani, tutto lo staff della Verossa che ha permesso questa serata e poi questo fantastico programma, soprattutto in questi tempi. Io sono una regista, videoartista, anche Gianluca Abate, il mio nome è Virginia Eleuteri Serpieri. Abbiamo insieme realizzato diversi cortometraggi e anche abbiamo dei progetti singoli, però comunque anche nei progetti singoli collaboriamo. Io spesso faccio il suono a lui e lui interviene sulle immagini, sui miei lavori. E comunque in tutti i nostri lavori il suono è l'elemento portante e quindi ci ha fatto molto piacere fare questa performance perché per la prima volta mettiamo, come dire, in scena il nostro lavoro di sound design che facciamo in genere nei nostri lavori e in questo caso abbiamo messo insieme una selezione di alcuni nostri cortometraggi con il materiale dell'archivio e cercando un filo narrativo
delle connessioni, delle... E a un certo punto l'abbiamo trovato e addirittura c'è un nostro lavoro che si chiama Mondo Nuovo e a un certo punto, guardando l'archivio, ho scovato questo filmato in cui c'è lo speaker che è Emilio Fede e dove fa vedere la metropolitana di Roma. E a un certo punto, verso la fine, poi l'abbiamo messo, dice Roma, c'è un nuovo mondo sotto Roma. E quindi da lì abbiamo detto dobbiamo intitolarlo Nuovo Mondo. Anche perché poi c'è tutto un racconto che parte da... è un paesaggio sulla città e che parte dal dopoguerra ad oggi. E quindi la chiusura è molto fantasmagorica, dove c'è un mondo e quindi il nuovo mondo. E infine, dico l'ultima cosa, oltre ad aver messo appunto i nostri lavori e l'archivio Amod, abbiamo voluto mettere anche un brano bellissimo di un poeta musicista di nome Federico Maestrello, che ha fatto questo brano bellissimo che si chiama Notturno, che nel finale abbiamo messo e che però poi ci lavoreremo, insomma, lo elaboreremo come tutto live. E niente, spero che vi piaccia. Grazie, grazie Amod, grazie a Pedrosa, Giacomo Davosi, siamo felicissimi di essere qui stasera. Saremmo già lusingati a prescindere, poi considerando il periodo storico siamo ancora di più, quindi grazie davvero. Io aggiungo, in realtà Virginia ha già detto tutto, appunto in realtà per noi l'audio è fondamentale, no? Noi siamo videoartisti, facciamo cinema sperimentale, ci occupiamo di videoarte, eccetera, però partiamo sempre dall'audio, cioè non c'è niente da fare, infatti ci portiamo dietro tutto un lavoro di ricerca musicale, sonora, da prima che iniziassimo a fare il video, e tutti i nostri video sono accompagnati da un lavoro di ricerca di sound design nostro, personale, e che facciamo anche con le macchine, con tutta una stratificazione, e quindi abbiamo detto è il momento di portare live questo processo creativo. E quindi niente, eccoci qua, speriamo che vi piaccia, quindi buona visione e buon ascolto. Buon ascolto, sì. No, noi siamo molto contenti, grazie, vi ringraziamo a nostra volta. A questo punto vi lasciamo. Anche per aver utilizzato questo lavoro, il materiale dell'archivio. Assolutamente. È un grande regalo. Avete evocato più volte Giacomo Ravesi. È bene ricordare che Giacomo Ravesi, in questo percorso che sta facendo l'archivio, anche qui con la Perossan Archive, ma anche sulle residenze artistiche, sono i visioni che abbiamo organizzato, è un personaggio centrale. Questa sera non c'è perché, come tanti, 37.2, 37.3 eccetera, bisogna stare in casa e essere prudenti, quindi però lo ringraziamo davvero e Nuovo Mondo. Nuovo Mondo. Grazie. Virginia Leutari Sertieri, Gianluca Abate. Grazie. Al pubblico, grazie a te. Pende da un sottile strato di terra ferma. E da questo strato nei variopinti fiori d'estate. Da questo strato sorgono i pascoli che alimentano bovini ed ovini. Da questo strato sorgono gli arbusti che alimentano gli animali. Da questa terra sorgono alberi giganteschi che sono tanto utili all'uomo.
l'acqua fa parte del quadro generale. Ha origine in cielo e non impiega molto a cadere sulla terra. Le nevi invernali e le piogge estive vengono assorbite come da una spugna enorme, che uscendo dalla foresta si raccolgono in fiumi e in grandi serbatoi. Trattenuta da dighe poderose, la forza dell'acqua è sfruttata dall'uomo. Questa gente sa che la sua esistenza dipende dall'acqua che viene dalle foreste nazionali. Questi ragazzi forse non sanno che l'acqua in cui nuotano viene dalla foresta. Molti villaggi e città sono riforniti d'acqua che viene dalle foreste nazionali. In tali zone il compito di incanalare e regolare l'acqua ha la precedenza su tutto. L'acqua, quando è tenuta a freno, è utile all'uomo, altrimenti diventa una forza distruttiva. Ogni anno lo scatenarsi delle acque distrugge mercanzie, stabili e terreni, e inondazioni di stato in stato, arrecando perdite alle popolazioni e danni alla prosperità della zona. Thank you.
Per molta gente nella terra italiana, dove passava la linea gotica e la linea Gustav, la guerra è ancora vicina, come se gli eserciti nemici fossero ancora sulle alture. Un sesto delle case era andato distrutto o danneggiato in tutto il paese e questi villaggi lontani sulle montagne sembravano dimenticati. Ma in tutte le zone devastate, i camion e gli aiuti dell'UNRWA Casas stanno riportando la vita. L'UNRWA Casas è un'organizzazione che con i mezzi che vengono dalla vendita del grano, del carbone, della benzina, del ferro, dati dall'UNRWA e dall'America, e con la cooperazione italiana, ricostruisce le case, riporta i profughi nelle loro zone e aiuta le famiglie e le comunità a riparare i danni materiali e morali subiti. I camion trasportano macerie, laterizi, legname, giungendo fino nei villaggi più dispersi, dove non arriva neppure l'agente delle tasse. Ogni sasso è buono. Vito Solitro di Eboli è andato a prendere le vecchie pietre della casa distrutta per ricostruire la nuova. L'UNRWA Casas anticipa anche denaro e dà ordinativi alle piccole fabbriche di mattoni, rimettendo in moto le aziende locali. I mattoni, fatti a mano, uno a uno, servono per le riparazioni e per costruire case nuove, come queste, che nascono a centinaia e centinaia sulle colline di tutta Italia. Le donne senza tetto le guardano venire su, sperando di essere tra le prescelte ad abitarle. Ci si vedono già dentro. Una casa, per esse, è come il lavoro per i loro uomini, la ragione della vita. Della ricerca di un posto, o nella dura realtà del cantiere, o durante l'interminabile ore dei ghiacci, quando colui che era bracciante ha riconosciuto se stesso in centinaia, in migliaia di uomini, la sua secolare rassegnazione all'ingiustizia si è mutata in vigile coscienza proletaria, in decisa volontà di lottare. Le scene sono state girate molti anni fa, durante una manifestazione dei lavoratori edili. Erano i tempi del boom economico, della febbre edilizia, del miracolo.
Mentre gli edili erano costretti a scendere sulla piazza per aumenti di poche migliaia di lire e per la conquista dei più elementari diritti all'interno dei cantieri, alle loro spalle un pugno di speculatori poteva accumulare miliardi su miliardi. Romolo Vaselli, Antonio Scalera, fratelli Lancellotti, fratelli Gerini, Società Generale Immobiliare, il capitale del Nord e l'aristocrazia nera. Gli edili romani hanno imparato a conoscere i loro padroni. Il manovale che vende la forza delle sue braccia all'immobiliare per un salario di fame scopre che invece il capitale azionario della Società Vaticana aumenta ogni anno di 2.000 milioni e capisce come funziona la legge che ripartisce i frutti del suo lavoro. La partita che non va a fare, io sono per la mano, non è proibita dal centro.
casa là, la talpa, non c'è alcuna. Sarà essa, in un domani che sembra ormai prossimo, a permettere a tutti noi di vincere dalla necrosi, liberarci dall'incubo dei parcheggi, delle multe e supermulte, abbreviare i tempi del nostro quotidiano tabacco. Come? Per magia, forse? No, semplicemente offrendoci quel servizio comune alle grandi e moderne città, la metropolitana. Metodico, paziente, il mostro meccanico addenta la terra. È un procedere senza incertezze. Siamo a 50 metri di profondità. Sopra c'è il traffico convulso di sempre. La talpa è in azione. È l'ultimo grido in fatto di tecnica delle escavazioni. Complessa e colossale, ad azione oleodinamica, è nata in Germania su progetto dei tecnici della Metro Roma, la società che ha l'appalto di realizzazione della metropolitana. Lunga 32 metri, di cui 6 rappresentano lo scudo, cioè la parte avanzata che lavora a diretto contatto con il materiale, la terra, da abbattere per fare posto al tunnel che ospiterà il metrò. I restanti 26 metri sono rappresentati dai motori, tramoggia e nastri trasportatori. Peso totale della talpa, 250 tonnellate. Qui siamo nella zona di Piazzale Flaminio. Il lavoro, agevolato dalla talpa, procede a ritmo accelerato. I detriti vengono rapidamente estratti con l'impiego dei decubil. Questo pozzo ha caratteristiche particolari e differenti dagli altri. Siamo, come area, all'interno dell'antica e storica Villa Borghese. Qui è stato necessario ricavare lo spazio utile per l'assemblaggio della talpa, che proprio da questa zona ha preso il via. E Piazza Barberini. Momenti, emozioni che si ripetono, anche qui come per Piazza di Spagna. Un'altra vittoria dell'uomo, un altro passo avanti verso il completamento dell'opera. Fra non molto qui sorgerà la stazione Veneto, un punto d'incontro della Roma elegante, meta di sempre del turismo internazionale. Si scenderà qui per godersi le antiche e nuove attrazioni della tanto celebrata via Veneto.
Thank you.
I would like you to make yourself nice and comfortable. You can close your eyes whenever you are ready. Just familiarize yourself with the sounds around you. Notice any sounds coming from the inside. Notice any sounds outside. Understand that those sounds will not disturb or distract you in any way. Those sounds will simply serve to remind you that you are resting. Resting so completely. There is nothing else. Only rest. Deep, peaceful rest. You understand you can move your body at any time if you wanted to. And you understand that you are safe. I'd like you to take some long, deep breaths. Breathing in through your nose and out through your mouth.
breathing in through your nose and out through your mouth. As you exhale, just notice the things that happen to your body. Allowing your muscles to relax, feeling heavy and loose, limp and calm. Your heartbeat slowing just a little. Your breathing so steady, so still. Breathing in through the nose and out through the mouth. The only thing that there is rest. For just a moment, I would like you to imagine you're floating up and out of your body. As you prepare to return to your body, you bring with you only the thoughts, feelings, emotions that allow you to drift peacefully into deep, restorative sleep. Everything else is removed from your mind, and so it is. There is a time for everything. Now is the time to allow your mind and body to be still. Sleep. Sleep. Secondo me è per mancanza di affetti, per mancanza che sta scomparendo in questa società, per la solitudine, per la solitudine, lasciami finire di parlare, solitudine, amore, sono tutte queste cose qui, sono tutte cose che mancano in questa società. Questi sono problemi dell'individuo o problemi sociali? Sono problemi sociali che portano l'individuo, a fare uso, per sottrarsi magari a quella solitudine che l'ha tanagliato fin da piccolo, senza un amore, senza un amico, ma vero amico con la A maiuscola. Sono tutte queste cose qui che in un certo momento portano un individuo ad arrivare a una determinata età e fare uso di queste sostanze. Ma una volta che è finito,
l'effetto di quella sostanza su di lui ricadranno sempre la mancanza di solitudine, la mancanza d'affetto, la mancanza d'amore, e sarà sempre una fuga. La cosa principale è dare al ragazzo tanto, tanto, tanto amore, e non vestirlo all'ultima moda, e non dargli quattrini per il motorino, e non dirgli ma sì, bravo, ma no a scuola. Amore, ho cercato di dargli proprio qualche cosa di più del vestitino buono, anche delle idee, e quello le conta poco. Delle idee, delle cose, proprio un interessamento sociale, questo. E molte volte questi ragazzi proprio, io credo che scivolano nel nulla proprio perché non sono agganciati a qualche cosa. C'è qualche cosa di più da dargli, e gli si dà, se si riesce a darlo, si cercherà nel possibile nostro. Ma io almeno nel mio possibile cerco di darlo, poi non lo so se ci riuscirò, lo devo, può darsi che tutto va per l'aria. Ma no, che assolutamente in tutti i modi lo vedi, come dice lei, come è vero. Paganelle di luglio, cicale notturne del prato, trafitte all'alba da un intero raggio di sole, su il diafano inganno di un vetro il maestrale s'avventò, rabbioso sull'intera brigata di sughere pettinate all'Umberta. Vetro il maestrale s'avventò, rabbioso sull'intera brigata di sughere pettinate all'Umberta. Thank you.
Le gallerie sono pronte, i binari montati. Non è lontano il giorno in cui i primi convogli scivoleranno, silenziosi, nel cuore di Roma, attraversandolo in lungo e in largo. I romani, avendo finalmente a disposizione una vera rete metropolitana, scopriranno il gusto di andare in metro, come i francesi di Parigi, gli inglesi di Londra, gli americani di New York. Le stazioni hanno il loro abito di festa, lucide, rifinite, curate nei minimi particolari. Quale sarà la storia della nuova metropolitana romana? L'augurio è che essa sia ricca di episodi lieti, una favola per tutti. Sarà come scoprire un nuovo mondo, perché un po' tutti la curiosità di sapere cosa c'è nel cuore della città l'abbiamo sempre avuta. Curiosità e paura insieme. Thank you.
Sì. Forse sono ancora spenta, no. Prego, Virginia, Eleutari Serpieri, Gianluca, grazie. Grazie. Grazie davvero. Ci avete stupito, è un regalo, veramente un regalo, con dedica proprio. È la prima volta che vedo Amod scritto così, così grande su uno schermo. Così chiaro proprio. Beh. Occasione così particolare siete comunque venuti e vi ringraziamo tanto e grazie tantissimo all'AMOD. Grazie a voi. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani per la seconda giornata. Iniziamo sempre alle 16 con le visite guidate gratuite offerte dall'archivio presso il Museo della Centrale Montemartini, appunto il bellissimo museo che c'è proprio di fronte casa nostra, la nostra sede lì è via Stienza 106. Continuiamo subito dopo con il walkabout, questa esplorazione all'interno del nostro territorio, del quartiere, e poi l'appuntamento qui a partire dalle 19:30 con Recycle Cinema. Ricordiamo, sì, quali sono i film che proietteremo domani. Domani abbiamo sempre due film dal premio Zavattini, sono Massimino e Mirabilia Urbis, poi la sezione Sound and Vision con i lavori di Salvatore Insane e Silvia Cignoli, e la sera di nuovo live performance con un lavoro di Mauro Santini, Una famiglia francese. Quindi il format è sempre lo stesso, a partire, esatto, dalle 7:30 fino a più. Se volete già stasera, mentre andate via, potete prenotare direttamente già per domani, oppure chiamarci ai numeri dell'archivio, scriverci un'email. Vi ringraziamo, ringraziamo chi ci ha seguito in streaming dai nostri canali social. Ringrazio ancora Vincenzo Vita, ringrazio tantissimo Virginia e i tecnici, caspita, un super applauso, veramente. Il teatro, il ristorante. Grazie, buonasera e buonanotte. E grazie di nuovo Gianluca e Virginia.